a tutti techers, bentornati qui su Michele Tutto Tech. Grazie perché abbiamo abbondantemente superato i 2000 iscritti. Questa cosa per me è fantastica, sono super contento e soprattutto sono molto contento del fatto che i video vi piacciono, li commentate, mettete mi piace. Questa cosa per me è fotonica, quindi mi raccomando, continuate a farlo, che la cosa mi fa veramente estremamente molto piacere. L'ultimo video che ho fatto è quello sull'iPod Hi-Fi, se non l'avete visto andatevela a vedere qua su, che vi lascio il link per andarla a vedere. Non l'ho montato con il Mac, come potete vedere dal titolo di questo video. Ho fatto un acquisto, ho comprato lui iPad Pro M2 12.9 pollici, enorme, grande, 256 giga. Ragazzi, che dire, cioè, questo è un iPad, questo è un computer, è ultra potente. E perché ho detto l'ultimo video che ho fatto non l'ho montato col Mac? Perché l'ho montato con lui. Ho provato per la prima volta a montare un video con l'iPad e ho usato LumaFusion, che se non ce l'avete mi raccomando scaricatelo se vi piace il video editing, perché è fantastico per fare video editing su iPad. E che dire, iPad Pro 12.9 pollici, non è il mio primo iPad Pro perché avevo già l'iPad Pro da 10.5 pollici. Anche in questo caso, se non avete visto il video andatevelo a vedere, che ve lo lascio qui sopra, perché l'ho recensito non tanto tempo fa e fino a poco fa non ne sentivo l'esigenza di andarlo a cambiare, perché per quello che dovevo fare era veramente ottimo, ma col tempo, aveva già 7 anni poveretto, col tempo ha avuto un degrado molto forte la batteria, e la batteria con i task un pochino più complessi non riusciva più a gestire, cioè saltava dal 70 al 20% in tipo 20 secondi, quindi ho deciso, vabbè, è tempo di cambiarlo e lanciamoci su qualcosa di grande e impegnativo e anche costoso, onestamente, perché l'iPad Pro a 12.9 pollici 256 giga ha un prezzo non proprio basso, stiamo parlando di 1.500 euro, al quale aggiungiamo la bellissima Apple Pencil 2, che questa l'ho presa usata, l'ho pagata 80 euro. Comunque diciamo che è una cifra assolutamente non purtroppo alla portata di tutti, ma per quello che ha ad offrire questo prodotto, secondo me, può avere un senso. È chiaro che se parliamo di un prodotto come un iPad, ovviamente non va a sostituire quello che è un Mac, ma a livello di portabilità non c'è proprio assolutamente paragone. Cioè qui dentro, in 620 grammi, c'è tutto quello che mi serve per fare foto editing, perché lo uso tantissimo con Lightroom, e anche l'Apple Pencil 2 per fare modifiche localizzate è fantastica, ha una precisione molto buona. E anche mi sono lanciato anche nel tentativo di fare montaggio video, infatti ripeto, l'ultimo video che ho fatto l'ho montato con LumaFusion. Non so, non è venuto ancora proprio perfetto come voglio, perché essendo comunque un software che devo imparare ad usare, non ho ancora ben chiaro come fare alcune transizioni, come fare applicare alcuni effetti, perché con Final Cut lo uso da almeno 10 anni, quindi ormai sono già automatizzato in certe cose. Però mi sono trovato molto bene, soprattutto mi sono trovato bene col fatto che in, ripeto, 600 grammi, mentre sono in treno mi metto lì tac 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 e faccio le modifiche. Questa cosa per me non ha assolutamente paragone in termini di comodità. Che dire di questo iPad Pro? Chiaramente non vi faccio una recensione, perché online se ne trovano decine di migliaia di recensioni, e soprattutto magari qualcuno di voi ci chiederà, perché non hai aspettato che uscisse l'iPad Pro con chip M3? Perché onestamente spendere dei soldi sicuramente in più, perché costerà ovviamente di più, per una feature che onestamente non ne vedrei tanto la differenza, cioè tra un chip M2 e un chip M3 non cambia più di tanto onestamente a livello di performance, secondo me, su iPad Pro. C'è, cioè, un montaggio video, un rendering te lo fai in 4 minuti 20 anziché 4 minuti 50, non mi cambia la vita. Però ho trovato un'offerta molto buona, mi piaceva il colore grigio alluminio, perché il grigio siderale onestamente su un iPad non lo vedo bene, perché il primo iPad era proprio di questo colore e io sapete che sono un amante dei prodotti vintage, quindi mi è piaciuto prenderlo dello stesso identico colore del primo iPad. E mi piace molto anche il fatto che su questo modello, sul modello 2022, abbiano aggiunto la scritta Pro, quindi proprio si va a capire che è un iPad Pro.
Come dicevo, ripeto, non vado a fare una recensione del prodotto perché non è questo lo scopo di questo video. Come al solito, i miei video sono semplicemente per parlare con voi di queste cose, della mia passione per la tecnologia, però secondo me la differenza la fa il display. Il display non è un OLED perché Apple sugli iPad, non si sa per quale motivo, non ha ancora adottato la tecnologia OLED, ma sembra che l'adotterà. È un display mini LED che fondamentalmente è un OLED senza dirti che è un OLED, cioè non è una tecnologia OLED, ma va a emulare quella che è la tecnologia OLED, quindi andando ad accendere e spegnere delle microzone all'interno del display per fare in modo che i neri siano il più profondi possibile. E quindi il primo fattore di, diciamo, wow, è proprio il display, che è veramente tarato alla perfezione. Adesso io probabilmente non so se si vede, ma ho messo una pellicola opaca perché lo uso anche per scrivere e è la paperlike, quindi ti dà un po' l'effetto di quando usi l'Apple Pencil, andare a scrivere un po' sul foglio di carta, ti dà un pochino più di resistenza, cosa che a me piace perché l'Apple Pencil sul vetro, diciamo, puro dell'iPad non mi piace perché è uno scorrimento non ottimale per me. E niente, ripeto, non vuole essere assolutamente né una recensione né un elogio a iPad Pro, perché chiaramente ognuno compra l'iPad o il dispositivo del quale ha bisogno o del quale crede sia necessario per le proprie esigenze, però devo dire che onestamente io, avendo avuto un iPad Pro, sto sull'iPad Pro perché, a parte il display con refresh a 120 Hz, a parte il fatto della performance pura, perché ragazzi ve lo dico, io ho cambiato l'iPad Pro solo per l'iPad Pro 10.5 solamente per la batteria, perché a livello di prestazioni era ancora ottimo, cioè faceva ancora veramente tutto quello del quale avevo bisogno. Chiaro, i montaggi video erano un po' lenti e soprattutto quando dovevo applicare delle maschere o degli effetti un po' pesanti con Lightroom faceva un po' fatica, ma comunque stiamo parlando di un prodotto di 7 anni fa abbondanti, che tiene ancora testa, oggi tiene ancora testa a prodotti un pochino più recenti come lui. E una cosa che mi piace molto è la funzione Hover, che per chi non lo sapesse è una funzione che è presente solo sugli iPad Pro con chip M2, quindi 11 pollici e 12 pollici M2. Quando tu vai ad avvicinare l'Apple Pencil allo schermo, viene fuori il puntatore, quindi fondamentalmente sei molto più preciso quando devi andare a fare per esempio delle modifiche. Tu basta che avvicini la penna, il puntatore si punta già dove proprio perpendicolarmente a dove stai puntando con la penna. Dopo basta semplicemente usare, fare tutto quello che devi fare. È una cagata, probabilmente sì, però è una di quelle cose proprio stile Apple, cioè non è essenziale, però ci hanno pensato. E questa cosa devo dire che è veramente, veramente ottima. E ripeto, non è una recensione, non voglio parlare delle performance perché sicuramente le conoscete tutti, le performance del chip M2. Unica nota negativa che per un attimo mi ero chiesto se era il mio esemplare oppure fosse solamente un problema del mio esemplare o una cosa più legata, diciamo, al modello. Ho fatto un po' di ricerche, la batteria dura poco, non dura tanto, ma ho letto in rete che è proprio un problema di questo iPad. Si vede che non è ottimizzata molto bene il sistema operativo, ma in molti si sono lamentati della durata della batteria non eccezionale. Cioè, ripeto, mi è capitato di fare video editing con LumaFusion, proprio ho visto un calo della batteria molto repentino e soprattutto in molto poco tempo, e questa cosa ho detto boh. Poi sono andato a leggere, in realtà non sono io, non è il mio iPad, è proprio una cosa di questo iPad quando si vanno ad utilizzare determinate risorse di processore. Quindi probabilmente forse ci deve essere con qualche aggiornamento, probabilmente ci sarà forse un miglioramento di questa problematica, che non è una problematica perché poi basta attaccare la caricabatteria. Però comunque è una cosa che dici cacchio, cioè è dato per essere super mega iper energy saving, poi quando lo vai a usare veramente l'energia la ciuccia è anche molto. Bene, ripeto, questo video non era per recensire l'iPad, era semplicemente per mettervi al corrente di questa cosa e mi fa molto piacere parlarne con voi. Spero che questo video vi piaccia, vi sia piaciuto e niente.
niente, farò a breve altri video, magari su qualche tutorial su LumaFusion, oppure qualche tutorial su magari come utilizzare al meglio lui insieme all'Apple Pencil, magari vedremo insieme qualche app. E niente, io Michele Tutotech, l'iPad Pro 12.9 che amo la follia anche se costa un sacco di soldi, vi salutano e vi danno appuntamento al prossimo video, sempre qua su Michele Tutotech. Ciao da Michele!